Not that. Ci siamo, finisce qui il mio viaggio in Qatar. E è successo qualcosa di clamoroso. Io sto per partire, parto in nottata, ma stasera è successo qualcosa di veramente clamoroso che mai mi sarei aspettato, uno dei momenti più belli della mia vita, perché chi vive di questo, chi vive di calcio, ha l'obbligo di vivere queste emozioni come qualcosa di bellissimo. Io non posso far altro che ringraziarvi per tutto, tutto quello che mi avete dato in questi anni, che mi ha portato ad arrivare qua. Io in 6 giorni, nonostante tutto, nonostante io sia stato tra l'altro anche ospitato, sono stato trattato veramente benissimo, con i guanti, ospitato in un modo assurdo da questo paese, e ho visto gli stadi, ho fatto delle esperienze clamorose, ho incontrato personaggi importanti. C'è stato il Final Draw. Ho assistito per la prima volta in vita mia, dal vivo, ad un sorteggio del mondiale. Qualcosa di clamoroso. E io molto di questo, lo dico sempre, lo devo a voi, perché avete scelto di credere in me, lo fate giorno dopo giorno, seguendomi continuamente. Negli ultimi 2 giorni ho vissuto anche un'emozione molto particolare. Il Corriere della Sera ha parlato di me con un articolo in cui appunto ha raccontato la mia esperienza in Qatar. La RAI, con RAI 3, il TG3, ha scelto di intervistarmi e di dedicarmi uno spazio, un filone, appunto per la mia avventura in Qatar a rappresentare il nostro paese. Quindi qualcosa di assolutamente bellissimo, e se posso essere sincero, mai mi aspettavo di vivere queste emozioni. Poi c'è stato il draw, il sorteggio, che vi faccio vedere, e poi ragazzi, vi dico che ho incontrato, ma prima andiamo a vedere il sorteggio e quello che è successo. Non è qui alla sorpresa. USA, the States of America. Sempre nella stessa urna. Messico. Argentina, Messico. Tanta roba. Denmark. Francia, Danimarca. Curiosissimo di vederli. Germany. 3 as Germany. Next four, Croatia. Quindi Croazia, Belgio, Uruguay, Portogallo, Brasile, Svizzera. Per ora sono molto interessanti, molto interessanti. Comunque Germania, Spagna e Portogallo, Uruguay, ne vedremo delle belle. Occhio, perché le più forti sono nella parte destra del tabellone, cioè negli accoppiamenti poi. Senegal. Mi aspettavo un girone più semplice per il Qatar, invece con Senegal e con Olanda è tosta. Argentina, Messico e Polonia è un girone di ferro, di ferro. Serbia. Nessuno è da sottovalutare, ma credo che il Brasile sia molto più forte di Serbia e Svizzera. Tunisia. Sta andando molto bene alla Francia, per il momento è fortunata, il sorteggio non è difficile. Raga, ma che girone è? Spagna, Germania, Giappone, uno dei gironi più difficili di sempre. Povero Giappone, povero. Marocco. Girone bello, Marocco poi è una bella squadra. E la Croazia, attenzione, perché potrebbe essere a fine ciclo. La Corea c'ha poche individualità, Portogallo e Uruguay dovrebbero essere molto più forti, però attenzione, perché l'urna 4 secondo me gioca il ruolo fondamentale e maggiore in questa coppa, in questo sorteggio. International playoff numero 1.
Quindi Francia, Danimarca e Tunisia vanno nel gruppo di quella che vince tra Perù, Australia. Vabbè, diciamo che è andata molto bene alla Francia, però attenzione perché Perù e Australia, chi dei due passa, o gli Emirati Arabi, però Australia è molto molto forti e poi Danimarca non è male. Ecuador. Intanto abbiamo il match che apre il mondiale che è Qatar-Ecuador. Però che girone, ragazzi, pazzesco. Qatar, Olanda, Ecuador, Senegal. Cioè, tra le più forti di ogni fascia, la seconda, terza, la quarta, oltre il Qatar che ospita il mondiale. Saudi Arabia. Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita. Diciamo che all'Arabia Saudita bisognerebbe chiedere un miracolo per passare, probabilmente. Intercontinental Playoff 2. Mamma mia, ragazzi, Spagna, Germania, Giappone e forse Costa Rica. Ma ci rendiamo conto? Spagna, Germania, Giappone e poi quella del conflitto, ma forse Costa Rica. European Playoff. Pure il gruppo B, ragazzi, è tosto. Chi vince tra il raggruppamento europeo, quindi quello dell'Ucraina o la Scozia, eccetera, con Inghilterra, Stati Uniti e Iran. Attenzione perché gli Stati Uniti sono outsider. Camerun, D4. Ragazzi, un momento fa avevo detto che il Brasile ci aveva vita facile, adesso il girone è di ferro. Svizzera, Serbia e Camerun sono tutte toste. Ghana. Il Ghana va nel girone con Uruguay, Sud Corea e Portogallo. Mentre l'altro è Belgio, Marocco, Croazia e Canada. Questo mi incuriosisce tanto. Attenzione al Canada di Alfonso Davis. Vi faccio vedere tutti i gironi, poi li commentiamo insieme. E poi dopo il sorteggio si mangia. Si mangia e voi direte e quindi ci lasciano liberi. Ci lasciano liberi di incontrare chi vogliamo e di mangiare tutti insieme perché noi siamo nei VIP, siamo nelle persone famose, siamo nelle persone very important people, person, persone molto importanti. E ho la possibilità di incontrare Ricky Gaga che, ragazzi, per chi ha iniziato assiduamente ad amare il calcio intorno a quel periodo lì, intorno al periodo in cui Kakà al Milan faceva strabuzzare gli occhi, incontrare Kakà è qualcosa di surreale. Poi ho incontrato Andrea Pirlo per la seconda volta, l'avevo già incontrato prima dell'esperienza alla Juventus, lo rincontro adesso dopo la sua prima grande esperienza da allenatore e ci scatto una foto. Materazzi non l'avevo mai incontrato dal vivo e per me è un'emozione unica ed è un motivo per essere triste perché Materazzi mi ricorda di quando alzammo al cielo la Coppa del Mondo con lui da grande protagonista e invece adesso noi purtroppo non ci siamo. Poi ho incontrato Giulio Cesar, un altro eroe di quegli anni lì, stavolta per quanto riguarda l'Inter. Gli anni di Kakà erano gli anni di Giulio Cesar, dei brasiliani in Serie A che facevano la differenza. Successivamente chiedo la foto anche ad Iker Casillas, tra l'altro anche Casillas mi porta ad un ricordo. Ovvero il ricordo di me davanti alla televisione a sperare che l'Italia faccia il miracolo contro la Spagna, invece perdiamo 4-0 e lui dice please, please stop, please stop, perché non voleva continuare ad umiliare la nostra nazionale, la nostra nazione. Casillas per me è stato forse il secondo miglior portiere degli anni 2000, dopo Buffon credo ci sia Casillas ed è stato un giocatore clamoroso. Poi Javier Zanetti. Ragazzi, ho incontrato Zanetti. Cioè, ma ci rendiamo conto che ho incontrato Javier Zanetti? E lui disponibilissimo. Come sempre, lui non cambia mai. Lui penso che potrebbe scattare, farsi 2 miliardi di foto. Comunque, lui sarà sempre disponibile. E io non posso che apprezzare questa sua peculiarità, questa sua bontà d'animo. Poi Alessandro Del Piero. Alex Del Piero. E così come Zanetti, vicino a Del Piero mi tremavano le gambe, non ve lo nego, mi tremavano enormemente le gambe. A Del Piero ho detto: Alex, dai che magari il prossimo mondiale ce la facciamo. Lui mi ha sorriso, ma se Del Piero oggi giocasse probabilmente si metterebbe in tasca tutto l'attacco della nazionale italiana. Poi Clarence Seedorf, un altro calciatore fondamentale del Milan del 2007, del Milan che vince la Champions, del Milan di quegli anni lì, e anche una sorta di bandiera. Trovarmi vicino a personaggi di questo tipo davvero mi fa venire i brividi e quasi un dolore congestionale allo stomaco per quello che sto toccando con dito. Didier Drogba, l'eroe del Chelsea, della Champions vinta, Didier Drogba, sempre lui, giocatore clamoroso che ho amato e ho apprezzato. E poi vi dico la verità, mentre stavo andando via ho possibilità di fare altre 2 foto.
Una con Pierluigi Collina, che tra l'altro gli faccio anche una battuta, ma l'ho trovato abbastanza freddo perché gli ho detto: "Ciao Pierluigi, possiamo fare una foto?" Lui mi dice di sì. Io dico: "Ma mamma aspettava di fare una foto con Collina in Qatar." Basta, niente, stop, ho fatto la foto. E poi Luis Enrique. Ho incontrato Luis Enrique, piccolissima parentesi, molto divertente. Poi queste foto ve le farò avere tutte su Instagram, quindi seguitemi su Simone Sicolfo trattino basso official, mi raccomando, distruggete di like ogni foto che andrò a mettere, distruggetela di like. Con Luis Enrique l'ho incontrato mentre stavo andando via e gli faccio: "Luis, facciamo una foto?" Lui mi dice: sì, assolutamente." Gli faccio: "Forza Roma, eh?" E lui ovviamente è stato allenatore della Roma e lui mi fa: "Sempre, sempre Forza Roma." E poi mi dice: "Oh, ma i romani..." Così mi fa: "Oh, ma i romanisti stanno dappertutto." E io ho detto: eh sì, allora in bocca al lupo, mister." Mi ha fatto ridere e gli ho fatto in bocca al lupo per il mondiale. Tra l'altro recuperate il mio video in cui pronostico il mondiale della Spagna, perché poi capirete guardandovi quel video lì, ve lo lascio se riesco nelle schede. E mi ha fatto piacere incontrare per la prima volta dal vivo Luis Enrique, e gli auguro il meglio per il mondiale che affronterà con la Spagna tra pochi mesi. Per me incontrare queste persone è stato qualcosa di clamoroso. Calcisticamente parlando, credo sia stato il giorno più bello della mia vita. Forse paragonabile, ma non lo so, alla finale di Champions a cui ho assistito, che però non è stato un bellissimo spettacolo in realtà. Tottenham-Liverpool fu una partita bruttina. Però aver incontrato queste persone direttamente, perché poi qualche anno fa incontrai i vari Messi, Mbappé, Van Dijk, però loro passavano sul red carpet. Oggi sono passato io sul red carpet, ragazzi. Oggi c'ero io lì con loro sul red carpet. Quindi è stato un upgrade clamoroso. Io non ero più quello che aspettavo per chiedere una foto. Io passavo e la gente mi fotografava. Quindi è stato qualcosa di clamoroso e io continuerò sempre a ringraziarvi per tutto quello che avete dato a me e che continuate a darmi. Grazie per aver visto questo video, vi lascio tantissimi mi piace. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Grazie ancora. Poscia l'allene come sempre. Ci vediamo al prossimo video.